oltre 2 ore di poesia, politica, impegno civile e anche, forse soprattutto, iniezione di fiducia. Il poesologo Franco Arminio è stato a Sala Consilina per la serata di chiusura dell'ottimo Fritz Festival, un festival creato da giovani che ha dovuto combattere anche con la pioggia e con la burocrazia, ma che alla fine ha riscosso successo. Arminio è sempre atteso nei luoghi dove intervieni, ma a Sala Consilina lo era un po' di più. Infatti ci si ricorderà delle accuse di censura lanciate al sindaco Francesco Cavallone quando alcuni ragazzi affissero un manifesto con una frase di Arminio. Lo scrittore fa un velocissimo cenno a quell'episodio senza andare in polemica e parla invece alla folta platea, nell'incontro moderato dal giornalista Angelo Mastandrea, dell'importanza di costruire i paesi e gli animi dei paesi più delle case, della forza di chi resta e di chi va, del dolore di chi va via e vorrebbe restare e vivere nei propri luoghi. E inoltre ha parlato di vivere, guardare, ascoltare i propri paesi, scrivere i pensieri. Oltre 2 ore di parole, letture di poesie di Arminio non è impresa facile, ma anche perché va ascoltato, anche solo per non pensarla come lui. Tra le proposte lanciate, anche quella che i sindaci dei piccoli paesi organizzino delle pizzate con chi è andato via, emigrato, per creare un clima sereno e magari capire se un giorno potrà restare, ritornare nel paese. Questo è uno dei passaggi di Arminio. Tanti i passaggi, le sfumature, i concetti espressi dal paesologo, soprattutto sul nuovo 68 delle montagne e sulle possibilità di rivalsa di un territorio intero. A Sala Consilina erano quasi tutti giovani e provenivano da tanti posti diversi. Senza la pioggia ci sarebbero state tante altre persone. Grazie a tutti e in particolare ad Angelo Mastandrea che ha dialogato con me. È venuto fuori un bel intreccio di poesia e passione civile, ha scritto Arminio. Tra gli amministratori presenti di tutto il Vallo di Diano, solo l'assessore alle politiche giovanili di Sala Consilina, Spinelli.